Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Spyro, Years of the Dragon. In questo episodio affronteremo un livello che mi ha fatto veramente porconare e mi ha fatto consumare tantissime vite. Ma non aggiungo altro, buona visione. Spyruccio, ma come va? Ciao, bentornato. Ciao Sparks, sì, ciao anche a te. Allora, ecco, fatto bello che dobbiamo andare a fare cose. Allora, abbiamo lasciato qua dalla volta scorsa assolutamente, sì, Spyro, gentilmente hai finito di evolverti, fare le tue evoluzioni. Allora, andiamo a vedere, guarda là. Là c'è subito roba da fare, qua c'è subito roba da fare. Eccoli. Roba da fare si intende una strage, sì, noi intendiamo quella. Allora, qua sotto ci sarà roba, mica? O abbiamo già ripulito? Mamma mia, quanto odio queste inquadrature. Ma pare che ci siamo già passati. Pare che ci siamo già passati, meglio. Allora, ho un prurito al braccio nella vita vera, che è qualcosa di incredibile. Andiamo qua sopra, vediamo un po' cosa c'è. Hunter, ecco, Hunter non mi interessa. Però vabbè, dai, c'hai. Zoe mi ha detto che se colpisci quella cosa lassù, il portale si aprirà. Perché non provi a colpirlo con questa pietra? Ok, va bene. Ecco. Allora, c'è da ricordarsi un attimino. Oh, che palle, è quello che stavo facendo. Oh, visto? È un attimo. Oh, torri incantate. Potremmo andarci quasi quasi. Oh, eccoci arrivati a torri incantate. E qui quello lì cosa sta facendo? Vabbè, no, non lo so, non lo voglio sapere. Rubiamo tutto e andiamo adesso qua. Ciao Pablo. Ci hanno costretti a costruire una statua della maga, ma quando l'abbiamo finita lei si è lamentata che era troppo brutta. Ha, ha. Secondo me è molto più bella dell'originale. Molto probabile. Ok, andiamo a fare cose. Andiamo a fare cose, tipo far fuori la pecora. Facciamo, ecco. Facciamo fuori anche sto scemo. Ecco, cioè, è l'unico idiota che va avanti e indietro col martello pneumatico. E qui abbiamo una pietra, mollami, bastardo. Ma perché ci dà le pietre? Per fare così? Per fare così e mancarli? Sì, può essere. Può essere assolutamente, dico mica di no. Ok, dai, ce n'è ancora uno, lo riusciremo a prendere. Non riusciamo a prenderlo. Spyro, cioè, ce ne vuole, Ok, tentativo numero 2, così ti va bene? No, così non gli va bene il gioco. Mi sento idiota. No, Spyro, porca di quella porca. Ma... ah, forse sono per quelli volanti, forse, non lo so. Lo scopriremo tipo subito. Vediamo, vabbè, intanto facciamo fuori sta roba. Quelli là? Ah, ok, ho capito. Ah, ma ce ne sono... c'è molta roba. C'è molta roba volante. C'è tanta... ma proprio tanta roba volante. L'abbiamo mancato clamorosamente. Ci saremo le vite? Sì, molto probabile. Allora, vediamo. Ma quello scemo lì... riusciamo tipo a farlo fuori... no, non riusciamo a farlo fuori. Vabbè, ci studiamo poi. Adesso andiamo avanti. Qui invece uno scemo, due scemi. Lo scemo col martello. L'altro. Questo non è scemo. Questo è figlio di mamma sua proprio, è garantito. Vabbè, dobbiamo rifare Sparks, rigenerarlo, poverino. Cos'è che sento mugugnare? Non ne ho la più pallida idea. Dove dobbiamo andare? Suppongo che dovremmo andare dall'altra parte. Però prima volevo vedere se riuscivamo a rifare Sparks, che è utile, ci serve. A quanto pare no, non ce n'è animaletti da sacrificare, ecco. Vabbè, andiamo avanti. Ottimo Spyro, così che si fa. Ok, dovremmo andare qua. Sì, dobbiamo andare qua. Ma guarda te sto scemo. C'è morto pure. Ok, e qua abbiamo trovato l'ovetto Gladys. Ciao Gladys. Che schifo, ma è starnutito addosso.
Ok, siamo a quota 39. 39 ove. Ma no, ma cosa fai? Volevo fare il balzino. Vabbè, pazienza. Pazienza, ho detto. C'è una pecora. E non solo. Aspetta, che... Ma cosa fai, deficiente? Pecora di merda, vieni qua. Dove cazzo è andata? Tap, bastarda. Oh, alleluia. Oh, adesso è un po' più semplice, vedi? Allora, qua ci sono ancora... Sì, sì, ecco, ho capito a cosa servono. Spero... Ah, ma ce l'hai già? Ok, scusa. Cosa fai, deficiente? Ancora un po' si pinza, eh? Ce n'è ancora? Mi sa di sì. E mi sa che ce n'è più di uno. E non so come faremo a farli fuori. Ma lo scopriremo molto presto. Allora, qui c'è nulla, no? Spero, andiamo su, grazie. E qui abbiamo... Nocciola di niente? Spero! Che devi da muove? Guarda un po'. Guarda un po'. Ma guarda un po'. Allora, dunque, io là vedo una cosa che potenzialmente potrebbe anche non piacermi. Merda. E rieccoci di nuovo qui. Ebbene sì, spero. Ecco, perfetto. Dovevamo fare così anche prima, ma non lo abbiamo fatto, evidentemente. Ma sei scemo? No, dovremmo farci tutto sto pezzo con... Dove cazzo stiamo andando? Non ho la più pallida idea. Pyro, grazie. Ho avuto un attimo di panico, assolutamente sì. Ok, andiamo di là. Andiamo di là e cerchiamo prima di tutto di vedere il quadro. Poi... Dobbiamo andare là, ci arriviamo? Non lo so. Allora, vogliamo di là, andiamo dall'altra parte. Sì, ci arriviamo comodamente. E qua c'è un razzetto. Eccoli. E ho visto che il coso è di là. Ah no, si è aperto sta porta. Che cazzo di giro ha fatto? Non lo so. Ah, che cazzo fate? Ma cosa fate? Guarda la pecora. Maledetta. Vieni qua. Sparks abbiamo recuperato tutto? Sì, pare di sì. Se sa mai, ecco, se sa... Che cazzo è? Mandate a cagare tutte. Vieni qua. Vieni qua. Ok, non si fa così. Ma porca Eva. Aspetta che da te ci arrivo adesso, sai. Adesso ci arrivo, sai, da te. Adesso ci arrivo. Ma che figura di merda. Ma porca di quella porca. Qua c'è un altro razzetto, sì. E non solo. Vabbè, noi facciamo esplodere cose. Abbiamo fatto esplodere quella farla su. Ok. Prendiamo questa. Sì, volevi. Pezzo di scemo. Allora, se io punto un pochettino più in alto, lo manchiamo. Porca Eva. Ho già capito che ci dovrò perdere i secoli in questo quadro, eh. Dove sei, merda? Non può vedere. Siamo sempre corti. Ma che palle. Ah, quanto lo odio. Così ti va bene? Alleluia, viva Dio, ce l'abbiamo fatta. Che figlio, sai. Ah, fanco, ho schiacciato 100.000 tasti. Ma è sempre vivo. Ma certo. E adesso come la mettiamo? Adesso come la mettiamo, brutto parassita maledetto? Oh. Allora, vediamo questo qua cosa vuole. Ciao. Sono quasi pronto a rivelare al mondo la mia ultima opera di arte quadrimensionale in tempo reale. L'ho intitolata Bieca Strega Esplosiva numero 9. Devi solo accendere i tre razzi che sono qui intorno e il mio capolavoro sarà completo. Oh, ok, due l'abbiamo già attivati, quindi ce ne manca uno, sì. Oh, pigliamo anche questo, va, che non si sa mai. Allora, possiamo evitare di tenerci sto coso in bocca? Grazie. Là non ci siamo andati. Mi sono cagato addosso, sì, assolutamente. No, non ci siamo andati. Ah, sì, ci possiamo andare. Possiamo andarci. E per cosa, però? Per una gemmina. E non solo. E non solo. Ok, pigliamole tutte, visto? Era un attimo. Dobbiamo trovare ancora un razzo. Guarda caso quello lì.
Guarda qua, ma che difficoltà nel trovarlo, mamma mia, sono diventato matto proprio. Ok, immagino faremo esplodere quella. L'abbiamo fatta esplodere, visto un attimo le volte. Ops, avevo nascosto quest'uovo dentro la statua. Ah. Spero che l'esplosione non l'abbia cotto. Ah, e speriamo. Ok, abbiamo trovato Peanut. Ciao. Perfetto. Perfetto. Vai a casa. Ah, da qua possiamo andare a casa. No, non voglio andare a casa ancora. Voglio andare qua su sto portale che prima non c'era. E guarda un po'. E guarda un po' alle volte. Ah, possiamo andare là. Possiamo andare là e fare fuori sto imbecille. Poi possiamo andare di qua. E qua c'è ancora roba. Sì, c'è ancora roba. C'è ancora roba, ho detto. Vieni qua, pecora di merda. Ok, Sparks, questi, grazie, mi fai un favore? Sì. E rompiamo questo. Intanto ho sentito qualcosa che sputava, E lì c'è un osso. Qua c'è un osso. Cazzo, ce ne facciamo? Dobbiamo trovare 8 ossa. Eh sì. E poi? C'è ancora qualcosa qua? Sì, c'è ancora qualcosa. C'è ancora qualcosa. Oh. Quegli tu? Schifosi, ciao. Ci hanno costretti a costruire una statua della maga. Ah, ma ok, siamo all'inizio. Ok, vabbè, siamo all'inizio. Allora, prendiamo questi. Ho già capito cosa mi tocca fare. L'avrei evitato volentieri. Mettiamola così. Qua ce n'è un altro comunque di sopra. L'ho visto. Il problema sarà solo uno, arrivarci. Ma cazzo ci arriviamo? Innanzitutto qua c'è roba? Cosa c'è qua? Sì, qua c'è roba. Andiamo giù. Ah, e c'è un portale. Ok, andiamo a vedere. Dove cazzo siamo? Oh no. Le sfide di Hunter. Ah, che odio. Vabbè, spero, facciamo una cosa. Raccattiamo tutto. Raccattiamo tutto, poi da Hunter ci andiamo dopo. Allora, abbiamo raccattato tutto, sì, è stato un casino. Minchia, altro che. Vediamo un po' sto qua cosa vuole, ciao scemo. Il skate più fantastico che tu abbia mai visto. Quando hai imparato qualche acrobazia, potrai fare un mucchio di punti in questo posto. A posto. Che va se ti mostro qualche mossa? Fallo. Cominciamo con qualcosa di facile. Per saltare da una rampa, premi salto. Ti mostrerò come si fa una volta e poi toccherà a te. Ma grazie, meno male che me l'hai detto tu. Non c'ero ancora arrivato. Ma guarda, ora prova. È fino adesso che lo faccio. Tenendo premuto azione mentre viri a sinistra o a destra. Oh, questo non lo sapevo. Vediamo un po'. Che evolution, ragazzi. Guarda, ce l'abbiamo fatta, di culo, ma ce l'ho fatta. Ora vediamo le capriole. Sono proprio come i giri, solo che invece di virare a sinistra o a destra, devi muoverti avanti o indietro. Wow. Salta dalla rampa, tieni premuto azione e premi avanti o indietro. Ok, va bene, non sembra difficile. Vai, Hunter. Ci picchiassi di muso. Ok, dai. Ok, facciamo così. E tac, guarda. Vediamo se riesci a fare una rotazione nell'half pipe. Gli pure. Half pipe sono le rampe blu. Puoi fare una rotazione saltando dalla sommità della rampa blu e poi virando a sinistra o a destra mentre sei in aria. Ok. Vediamo un po'. Spettacolo. Non l'abbiamo mai fatto, guarda. Non l'abbiamo proprio mai fatto. Fino adesso che lo faccio. Vediamo se riuscirai a fare un 900. Pure. Salta più in alto che puoi. Esegui due giri e mezzo in aria e poi atterra di nuovo sulla rampa. Ah, ok. Non sembra semplicissimo. Ok, andiamo, dai, proviamoci. Guarda, che difficoltà. Sì, era un 900. Devo ammettere che hai stoffa, Spyro. Ma prima che ti monti la testa, vediamo se riesci a fare un buon punteggio sulla rampa gigante. Fai okay. Tutte le mosse che vuoi e vediamo quanti punti riesci a totalizzare. Ok.
500 punti sulla rampa gigante. Salta sulla rampa per eseguire mosse half pipe. Evita la rampa per eseguire giri capriole. Ok, non ci ho capito un cazzo, ma va bene. La Peppa. Mamma mia. Mamma mia. Ok, ci siamo stampati male, sì. È perché mi sono un attimino sbagliato, ecco. Ok, ma come cazzo era? Non mi ricordo più. Vabbè, è lo stesso. In qualche modo facciamo. Ok, abbiamo fatto un numero incredibile. D'altronde, sei allenato da un maestro. Vabbè. A proposito, stavo esercitandomi in una nuova mossa praticamente impossibile che ho battezzato Nasty Nork. L'avevo quasi completata quando improvvisamente ho sbattuto contro questo uovo di drago e sono caduto. Ok, non è vero, ma puoi prenderti l'uovo comunque. Ah, ok, va bene. Prendiamoci l'uovo. Caroline. Perfetto. Ecco, appunto. Allora, suppongo che non sia finita. No, non sarà finita, no. Direi che sei pronto per una sfida testa a testa. Vuoi ecco. Provare una gara freestyle a punti? No. Vabbè, dai, andiamo. Vince chi totalizza più punti entro il tempo limite. Ok. Più punti possibile prima che il tempo scada. La gara di freestyle dura 2 minuti. Certo. Vabbè, è lo stesso. È lo stesso perché vediamo... Guarda, vieni qua. Aspetta che mo... Guarda, faccio capriole come se non ci fosse un domani, merda. Abbiamo già 1550 punti. Ok, guarda che numeri. Vai Spyro, vai che sei tutti noi. Guarda un po'. Oh, 1700 e quella, l'imbecille ne ha 550. Ok, vabbè, io vado di qua, vado di qua perché c'è un motivo. Ah, però là c'era anche quell'altra rampa. Vabbè, è lo stesso. Faremo questa, guarda il porco quanti punti ha fatto. Guardalo un po' quanti punti ha fatto il merdina. Guarda, e ne faccio anche di più, sai, io ne faccio anche di più di te. Guarda, spero giriamo stretti. Ok, andiamo là. Però piano piano mi sta raggiungendo, guardalo. 2475, sta a vedere quanti punti faccio adesso. Guarda un po' quanti punti faccio adesso. Basta Spyro, ecco. Porca Eva, non ce l'ha contato. No, non ce l'ha contato perché ci siamo ammazzati. Porca trota. Vabbè, facciamo dei punti così. Tanto adesso arriva, guarda. Adesso mi supera il merduccia. Guardalo. Porca Eva, abbiamo sbagliato, Spyro. Dove cazzo stiamo caduti? Porca Eva. Guarda, se la perdo mi incazzo, Se la perdo mi incazzo. Contro quello lì che lo... Oh, vediamo un po'. Beh, non c'è da vergognarsi quando si perde. Brutto bastardo! Almeno non molto. Vuoi riprovarci? Ti odio. Bene. Certo. Vince chi totalizza più punti entro... Guardalo. Vieni un po' a vedere, sai. Guardalo. Come cazzo siamo... Non lo so cosa ho fatto, ma... 250 punti per il numero che abbiamo fatto? Gioco, te sei scemo, Ma... Ma pensa a te. Vabbè, facciamo anche una roba del genere. 275. Wow. Spettacolo. Spero, dobbiamo fare dei punteggi infiniti. Guardalo. Oh, ce l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto la bellezza di 2000 punti. Va benissimo così. Aspetta, già che ci siamo facciamo anche una rotazione laterale. Bastardo maledetto. Voglio un po' vedere, sai. Adesso voglio un po' vedere se ce la fai a raggiungermi. Cosa abbiamo fatto, Spyro? Non lo so, però ci siamo salvati. Porca Eva, andiamo di là. Voglio fare ancora una rampata. Guarda, e faccio anche così, già che ci siamo. Giusto per darti lo smacco in più. Abbiamo 2000 punti di vantaggio, Spyro. Anzi, 1500.
Cerchiamo di mantenerli. Cerchiamo di mantenerli. Guarda. Ah, oh, mamma mia, gli stiamo facendo un culo incredibile, eh? Oh, hai perso, Ciccio? Mi dispiace che tu abbia perso. Guarda, gli abbiamo dato più del doppio. Spettacolo. Spero che non ce ne siano altre. Guarda, ne faccio ancora uno, giusto? Per umiliarti all'infinito e oltre. No! Che palle, ce la siamo rovinata alla fine. E vabbè, pazienza, pazienza. Abbiamo comunque umiliato il tigro. Anzi, il ghepardo malfatto. Come hai fatto a diventare così bravo? Oh, sei tu che sei grammo. Riuscirai anche a battere il mio record. No. No, impossibile. Tieni, prendi quest'altro uovo. Volevo tenerlo come animale da compagnia, ma non riesco a farlo schiudere. Ah, perfetto. Ok, Alex. Vediamo. Ok. Perfetto. No, non si chiedeva di meglio il coso con le flatulenze. Vuoi ancora qualcosa? Se vuoi, puoi provare a battere il record. Figurati. Il cronometro partirà quando sali sullo skateboard. Totalizza quanti più punti possibile nel tempo a disposizione e senza cadere. Buona fortuna. Ah, ok, vabbè. Quanto è il record però, Hunter? Allora, dobbiamo studiarci il percorso. Porca puttana. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Spyro, andiamo. Quanto è il record però? Non me lo dici mica, stronzo. Ma no, ho sbagliato tutto. Vabbè, facciamo che ricominciamo, va, che ho perso già fin troppo tempo. Anzi, neanche, non mi fa neanche rincominciare. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Spero, dai, andiamo su, facciamo le nostre solite evoluzioni. Primeggiamo come se non ci fosse un domani. E andiamo a vincere, grazie. Andiamo a umiliare. Ma che cazzo? Mamma mia. Non lo vinceremo mai, non lo vinceremo mai. Vabbè, pazienza, ci abbiamo provato. Bello, wow. Siamo ancora a zero, è passato un minuto. Ma pensa a te. Dai, almeno 25 punti. Manco 25 punti mi dà sto merda. Quanto lo odio, quanto lo odio. Dai, riproviamo. Vediamo se ce la facciamo stavolta. Vediamo se ce la facciamo. Sì, ma non ti devi girare la fine. Che palle. Vabbè, facciamo che la rifaccio. Ok, se partiamo da qua in cima risparmiamo ancora più tempo. Sì, direi proprio di sì. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Voglio un po' vedere. Abbiamo fatto già 5.000 punti. Spero, non ti dico niente. Abbiamo già fatto 5.000 punti. Dobbiamo andare oltre. Dubito che ce la faremo? Ma può essere. La prima ci è andata abbastanza di culo? Sicuramente tantissimo di culo. Ma proprio sicuramente tantissimo di culo. Voglio un po' vedere. Oh, abbiamo fatto 7.000. Vabbè, non abbiamo fatto tantissimo, ma va bene. Va bene così, ci abbiamo ancora un minuto e 20, voglio dire. Allora, cerchiamo di evitare di fare minchiate, ecco. Che sarebbe dopo. Allora, scendiamo di nuovo giù di qua e vabbè, ci facciamo di nuovo la rampetta. Andiamo di là. Andiamo tipo di là. Andiamo tipo di là. Perché mi dai così pochi punti? Maledetto. Abbiamo fatto pochissimo, Forse... Forse per... ho capito, forse. Perché abbiamo replicato i numeri. O abbiamo replicato la rampa. Credo, non lo so. Proviamo. Facciamo un flip indietro. Ok. Guarda un po'. Guarda un po', scemo. Guarda un po' come si fa, Siamo già a 13.000. Ora riusciremo a prendere quell'altra rampa. Tipo questa. Perché mi ricordo che anche qua c'era una rampa di quelle della Madonna. C'era una rampa di quelle della Madonna. Abbiamo fatto un numero incredibile. Sì, abbiamo fatto un numero incredibile e ce l'ha pagato zero. Ma va benissimo. Hunter, dove sei? Guarda un po' quanti punti ho fatto. Hunter, guarda un po', hai visto quanti punti ho fatto? Hunter, hai visto? Guarda, hai visto quanti punti ho fatto? Scemo, è scemo. Guarda un po'. Oh, abbiamo ottenuto un punto abilità, tutto qua. Cioè, io mi sono sbattuto come un'aquila per un punto abilità. Io non ho parole.
Io non ho parole. Sparks, dimmi qualcosa, tu che sai le cose. Tu che sai tutto. Ok, possiamo uscire. Ah, vabbè, lasciamo perdere. Se sapevo che era al punto abilità, col cazzo che la facevo. Niente, proseguiamo su sto quadro e vediamo un pochettino. Allora, prendere quell'affare lì sarà impossibile? Sì, a voglia. Perfetto, vabbè, proviamo ad andare di qua, mo. Qui cosa c'è? Boh, non lo so, qualcosa ci sarà. Allora, vediamo. Ah, qua c'è uno scemo. Qua dobbiamo andare giù, sì. Stavo giocando, arrivato con il mio lupo Farley. Ma per sbaglio ho tirato la palla in quel buco. E lui l'ha corso dietro. Ora è incastrato laggiù. E io mi sento proprio inutile a starmene qui, ad ascoltare i suoi guaiti che si fanno sempre più fievoli. Non piangere, lupetto, non piangere. Sto qua è scemo, eh. Allora, andiamo giù, andiamo nel buco. Vediamo un pochettino qua cosa offre la ditta. Ah, sei tu? Ciao! Aspetta, prima rubo e poi da te ci arrivo. Prima rubiamo tutto, l'importante, anzi la cosa fondamentale in questi giochi è sempre rubare. Allora, qui c'è qualcosa. Allora, caro lupo, cosa vuoi tu? Ah, ok. Mi segue? No, non mi segue il merda. Allora, forse ho capito. Ok, adesso la pallina la metto lì. Andiamo qua. Possiamo salire? Sì, possiamo salire. E si apre la porta. Ok, e lui va. Ottimo. Sto deficiente. E basta fare casino. Ok, allora rubiamo tutto prima. Pecora maledetta. Ma sono scemi. Scemo sto qua, scemo completo. Sì, a quanto pare sì. Ok, questo è già meno scemo. È già più cretino proprio. Nell'anima, nell'indole. Ok, qua cosa dobbiamo fare? Allora, ci sarà qualcosa da attivare. Ah, eccolo qua. Molto difficile, devo dire. Ok. E voilà, guarda un po', se non lo sapevo. Possiamo andare avanti? Sì, possiamo andare avanti. Ah, qua c'è l'altro. Però io prima rubo. Proviamocela. Allora, io vado, devo andare qua? Ah, eccolo, arriva Vito. Cosa cazzo sta facendo? Ma non lo so, dammi la pallina, merda. Pensa a te. Buttala lì. Spyro, grazie, eh. Ma guarda te che lavoro. Ma vabbè, gioco, cioè, ci ho impiegato la vita, eh. Ci ho impiegato troppo. Ah, e adesso torniamo giù, ovviamente. Dove è andato quel cane maledetto? Inizio già ad odiarlo. E una volta che siamo qua? Ah, dobbiamo tirare giù tutto. Ok. E crepa. Guarda, ci ho messo troppo a fare sto pezzo, eh. Oh, cretino, guarda un po' che ti ho riportato. Hai trovato Farley. Non potrò mai ringraziarti. Vorrei saperlo pure io. Questo vecchio uovo, ma Farley l'ha mordicchiato tutto ed è appiccicoso di saliva. Che schifo. Oh, è il pensiero che conta, no? Vabbè, meglio di niente. Ciao, Liz. Eccoli, perfetto. Ottimo. Cosa abbiamo trovato? Un cazzo. Allora, qui ci rimarrebbe da raccogliere le ossa per trovare un uovo. E non solo. Sto diventando matto, eh. Sto diventando matto. Allora, spero, facciamo un po' una cosa. Io qua ci sto lasciando troppe vite. Ci torneremo poi in un secondo momento quando avremo un po' più di disponibilità di vita, ecco, mettiamola così.
andiamo a farmare un po' di vite, che male non fa. E per ora fermiamoci qua. Sì, abbiamo lasciato questo livello un attimo da parte perché ci sto perdendo veramente troppe vite e non riesco a trovare la strada per andare avanti. Nel prossimo episodio cambieremo quadro, vedremo un attimino il gioco cosa offre e ci torneremo in un secondo momento. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate qualcosa che volete, tanto almeno lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. E ciao!